Assistiamo a noi. Dunque, questa è una tesina in forma teatrale. Sono insegnanti che ci siamo conosciuti, l'insegnante italiano di queste due allieve che mi hanno dato l'onore di poter lavorare con loro, perché sono due mie che hanno studiato ogni giorno. Sono quelli lì che studiano ogni giorno, contentissimo di stare con loro, mi hanno dato questo onore di poter essere qui. Funziona in questo modo, cioè che l'hanno fatta in forma teatrale, può sembrare una cosa presuntuosa, in realtà l'hanno fatta proprio per riuscire a condensare, per riuscire a alludere a una massa di cose particolarmente ampie. Per cui, niente. Allora, scena 1, Dada, le mogli. Se per me l'assurdo è passione, permettetemi di poterne parlare. Ma prima facciamo un passo indietro. Torniamo agli anni 20. Mettiamo in scena Zurigo. Facciamo che in un piccolo cabaret svizzero, chiamiamolo Voltaire, Ugo Ball e Tristan Zara sorseggiano bevande di doppia provenienza. Ma cosa mai potranno dirsi due che hanno deciso di chiamarsi Dada? Tristan Zara. Come si sentirà la testa calda di Picasso mentre dipinge? Ugo Ball. Testa calma, spettinata. Oppure, immaginiamoci la scena. Le mogli dei dadaisti che si incontrano per un tè. Cosa potrebbe esserci più assurdo di questo? Juliet Mayday. Scusate il ritardo, ragazzi, ma non avete idea di cosa sia successo. Ero intenta a stirare il mio adorato vestito di lino, ma nel momento in cui ho preso il ferro da stiro, vengo a sapere che mio marito ci ha saldato 14 chiodi sopra. 14 chiodi! Ho bucato ben 3 camicie. Non parlarmene, anche mio marito sta perdendo la testa. Circa un mese fa io e Raul avevamo la nostra adorata casa a Berlino quando ho assistito ad una scena alquanto bizzarra. Ricordo. Raul, hai visto per caso il mio metro d'assalto? Raul Hausmann, l'ho preso io l'altro giorno, non pensavo ti servisse. Beh, adesso mi serve. Beh, non posso dartelo. Perché no? Perché l'ho attaccato alla statua. Cosa significherebbe l'ho attaccato alla statua? Vedi? Statua con attorno il nastro da sarta. Vedi? Potevo fare altrimenti, eh? Quel metro da sarta rientra perfettamente nel concetto della mia creazione. Alexina Duchamp. A me fanno morire da ridere invece. Oggi è un grande giorno per Marcel. Porterà la sua opera alla galleria per l'esposizione. Dice di averla chiamata Fontana, ma a me pare solo un orinatoio. Un orinatoio? E cosa ci trova di bello? Niente, dice che non vuole rappresentare la bellezza ma la sua idea. Dice che decontestualizzando l'oggetto dà a questo un altro significato privandolo delle convenzioni e bla bla bla, lo sai, no? A pensarci pare assurdo, ma in effetti non è male come idea, no? Forse è ciò che stanno cercando di trasmettere. L'assurdo. In fondo suona bene, no? Di sicuro non ha mai visto nessuno fare qualcosa di quel genere. E forse per questo che tuo marito ha attaccato il nastro da sarta alla statua. Hai ragione, è proprio così. Non pensavo di poterlo dire, ma mio marito non è un pazzo. Mio marito è un genio. Perché uno non può essere sia un genio che pazzo. È la coppiata migliore, non credi? Come un pianoforte con tasti? Anna Osman sempre. Come fa un pianoforte a suonare senza tasti? Lo suoni battendo sul legno, no? Ma se ci metti tasti fa un suono migliore, non credi? Sono dei pazzi, adesso possiamo dirlo, ma forse il più pazzo tra tutti è quel Tristan Zara di quale Marcel parla sempre. È stato lui a creare questo gruppo e chiamarlo Dada. So che pure ha scritto un manifesto, l'ho letto sul giornale questa mattina. Stravagante, ti può scrivere un manifesto Dada? Che ci scrivi? Beh, per esempio, che Dada non significa niente. Ma perché dovrebbe significare qualcosa? Scena 2. Il rinoceronte. Il rinoceronte. È giunta ai francesi la notizia che un assurdo rinoceronte si aggira per Parigi.
Parigi, che su un'altra messa in scena di quegli stupidi dadaisti? Parigino, a me sembrano diventati tutti pazzi. L'altro giorno sono stato a teatro e non ci ho proprio capito niente. Gli attori ripetevano le stesse parole mille volte, come se non ne bastasse una. Secondo me questo Ionesco del quale parlano tanto è solo uno con la primarella. Dada, perché? Con il rinoceronte in piazza tu la primarella non ce l'hai? Ma che ci fa quel rinoceronte in piazza? Ma farà quel che vuole lui, no? Glielo vai a dire tu al rinoceronte che deve fare? Speriamo che almeno, signora Smith, speriamo che almeno non venga a teatro stasera con la stanza che ha un rinoceronte. Immagini quanti posti prenderebbe? Eugène Ionesco. Noto relativo, signora. Dipende se la famiglia del rinoceronte viene o meno. Rinoceronte papà, rinoceronte mamma, due rinocerontini. Oh, rinocerontite! E voi? Non vi sentite anche voi ora un po' strani? Adesso l'ho riconosciuta! Lei Ionesco è il commediografo, quello dello spettacolo di stasera! Avrei una domanda da farle, signor Ionesco. No, mi spiace deluderla, devo proprio andare. Ho una replica da dire stasera, mi serve del tempo, non vorrei rischiare di diventare poi un possente rinoceronte. A presto, signora Smith. Le auguro un pomeriggio inglese. Che tipo, chissà da dove viene. Se mi permette, potrei raccontarglielo. Sentiamo. Eugène ebbe il suo primo approccio col teatro in modo casuale e inaspettato. In effetti è proprio così che si scoprono le cose migliori. Le sue origini sono rumene, ma le sue fattezze possono solo far intendere francesità. Col suo cappellino scuro, il lungo cappotto nero e la bianca sigaretta in bocca, Eugène passa per le strade di Parigi, riflettendo sui numerosi pensieri, ponendosi il problema della libertà dell'uomo nella società contemporanea. E lui pensa a cosa veramente ha senso in una società che ormai senso non l'ha più. Pensa alle tradizioni e a quanto siano limitate. Pensa all'angoscia dell'esistenza umana ormai distrutta nel secondo dopoguerra. Pensa all'uomo e la sua vita è diventata una schematizzazione della realtà stessa, una realtà dove l'irrazionale non viene ben accolto e dove la moralità prende il sopravvento. E quando si rende conto di quanto semplici frasi possano raccontare agghiaccianti verità, non può che scriverne spettacoli. In fondo, che cos'è il teatro se non il luogo per eccellenza dell'espressione umana? Un luogo dove la fantasia prende il sopravvento sulla realtà, trascinandolo in un vortice di piacere e irrazionalità. E se il teatro è davvero questo, Eugène non avrebbe potuto far altro che farne parte. Boh, io ieri sono stata a teatro e stavano lì ad aspettare Godot. Bello! Non è successo nulla per due volte. Nulla per due volte? Certo, una commedia in due atti. Che data, ormai è un'epidemia. Scena 3, lo spettacolo, sera dello spettacolo. Jean, oh Berenger, finalmente. Buongiorno Jean, Berenger. Sempre in ritardo, Dovevamo trovarci alle 11:30 ed è quasi mezzogiorno. Mi scusi, è molto aspetta. No, come vedo sono arrivato adesso. Allora, non mi sento tanto in colpa, visto che, insomma, anche lei... Beh, per me è diverso, non mi va di aspettare, non è che ho tempo da perdere io. Dato che lei non è mai puntuale, arrivo apposta in ritardo, allora in cui prevedo che avrò il piacere di trovarla. Giusto, però... Non vorrà dirmi che è arrivato puntuale. Ah, certo, questo non posso dirlo. Samuel Beckett, dalla tribuna. Mi scusi? Ma come? Io riesco. Ma come si permette? Ma dove sono i teschi? Quali teschi? Come? Vorrebbe dirmi che lei non ha pensato i teschi? Li ho scordati sul comodino questa mattina, hanno fregato la fretta. E come le è venuto in mente di mettere un teschio sul comodino? Lo sanno tutti che i teschi stanno sulla sedia di destra. Sulla sedia di destra ci sta il cappello. Ma i cappelli ormai non li mette più nessuno. Lei ha un cappello sulla testa. Ma infatti io non sono nessuno. E io invece te ne sei qualcuno. Scusate, stiamo tutti aspettando che lo spettacolo riparta. Lo stiamo facendo tutti, non vedo il problema. In fondo, Godot dovrà pure aspettarlo qualcuno, non crede? Non so chi sia questo Godot. Nessuno sa chi è Godot. Io riesco. Forse è diventato rinoceronte. O magari si è fatto male vedendo la bicicletta. Non vi pare una aporia bella e buona? E un momento. L'aporia dice che è un ragionamento che dà ragione a tutti quanti. A tutti quanti, un ragionamento anche agli stupidi dà ragione. Ma sta parlando di Godot? Sta parlando, Ionesco, sta parlando di tutto questo, si guarda attorno. Come intendiamo spiegare al gentile pubblico ciò che è appena successo?
che le biciclette non sono mezzi sicuri. Ex assurdo, Goldribet. E lei chi è adesso? Un logico aristotelico. E cosa vuol dire ex assurdo, Goldribet? Che se una premessa è assurda, puoi fare quello che vuoi. Strepitoso! Ex assurdo, Goldribet. Ex assurdo, Goldribet. Ex assurdo, Goldribet. Grazie. Grazie.